A San Giovanni Licuti sono le 807. Lo sapevamo. È una zona piccola di Catania. Lì sarà uguale, immagino. Ecco, l'upgrade del 2.0 è proprio tipo a Via Lemonia sono le 8.07. Là loro non lo fanno. Loro mica mi chiamano il posticino piccolo. Siamo più precisi. Al 22. Sì, pure sul civico. Bravo. Esatto, così. In Largo Fochetti sono le 8.08. Radio DJ, chiamate Roma 3131 in diretta per l'appunto da Roma. Avete sentito Umberto e Damiano e abbiamo fatto una storia in cui abbiamo linkato e fotografato e raccontato il Trade Union, che è sempre Gianni Bell'Uomo, pronto ad ascoltare o a leggere i messaggi che giungeranno al 342 00 00 700. Noi facciamo come al solito una domanda interna alla quale rispondiamo noi, ma ci piace l'idea che rispondiate anche quel 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000, 1.500.000, chi più ne ha più ne metta, alla stessa domanda. Avete mai partecipato a un evento o sportivo oppure anche a un gioco da tavolo ma senza conoscere assolutamente le regole? Oppure avete l'amico che continua a giocare con voi, che so, a basket, a pallavolo, che non conosce le regole e tu dici guarda, per dire calcio non si può fare. Poi ne parliamo. Non la puoi toccare con le mani all'interno dell'area. Non si può. Non puoi. Allora non voglio parlare sempre delle stesse cose che mi riguardano. Sapete della patente nautica? La sto prendendo a vela senza essere. Non lo dico. Senza essere mai andato su una barca a vela. Immaginate il primo giorno. L'esaminatore le boccia. Sì, ma ti dicono quei termini tipo sembravo Fantozzi, cazza, orza, poggia. Cosa? Poi quando gli dicono quella cosa, basi. Io ho giocato una finale di pallacanestro, che basket che dir si voglia, con la nazionale della scuola e mi hanno fischiato in continuazione i passi. Dopo un po' ho smesso stizzito, ho detto ma che cazzo sono? Passa. Ma che è sti passi? Passi, capita? È lei. È congiuntivo. La domanda è come ci siete arrivati in finale? No, io ero in panchina. Ero lì solo perché ero alto e marinavo la scuola. Però poi si è fatto male uno e al palazzetto sono dovuto entrare. E quindi è Space Jam proprio. Ma non sapevo. I tornei studenteschi questo portano. Non arrivavi mai al numero legale, diciamo. Tirare dentro qualcuno. Anche nelle partite di calcio c'era quello che vedevi che giocava benissimo e poi passava la palla a uno che. Ma cosa succede? Io fui convocato in presidenza e il presidente mi disse: Corsi, lei del quinto H è in tutte le nazionali. Allora, o è un atleta straordinario o è un enorme fancazzista. Presidente, mi guardi. Dica lei. Si è risposto. Voi avevate la squadra di sci? Noi certo, anche quelli. Certo, squadra di sci. Io ho fatto a Roma, a squadra di sci. Certo. Bullying. Io ero nella nazionale di bullying. Non ce l'avevamo. La mia regina Margherita. E andammo a fare questo torneo, il bullying era chiuso. E si è tornati, abbiamo vinto. Che licei creativi frequentavamo. No, licei impegnati. C'è un caso famosissimo tra i tanti legati ai film nei quali ricordate Troisi cerca di spiegare le regole della scopa a Leonardo da Vinci. Potere ci sta sette bene. Asso di danaro, otti spade. Tu in mano di notte il bastone, capì? Sette belle asse di denaro. Bravo, sette belle asse, allora vedi che non ne capite niente. E dici, sì, ho capito. Da cinque, quando sto, ho otto per terra, non può pigliare sette una otto, pigliava forse otto. Ma perché? Perché? Mamma mia, ma perché è una regola? È una regola di un gioco, proprio che dice così, non si può pigliare. È la regola. La regola. E a proposito di regole, qui ieri abbiamo giocato una partita che della nazionale, in cui il VAR, che doveva essere la soluzione a ogni tipo di discussione, in realtà ne accende in continuazione. Bella Italia ieri, innanzitutto per cominciare, molto bello, una bellissima partita 2-2 con il Belgio, Nations League. Ma VAR stra protagonista, prego. Esatto, prima il VAR toglie, poi il VAR dà, come dicevo. Pellegrini espulso al 38esimo del primo tempo, è stata un'espulsione giusta, insomma, l'intervento è stato Decisa al VAR, perché l'arbitro l'ha valutata leggera prima, no, come intervento. Il
l'arbitro invece. Escas ha ammonito, ma in cuffia gli è stato spiegato che l'intervento era scomposta, la gamba era alta e c'erano intensità e velocità. A me è piaciuto molto perché non mi era mai capitato di vedere come annullano un cartellino giallo, avete visto? Sì, cioè, fa, no. Lui tira fa vedere il giallo, no, poi no, fa no, deve essere palese, no, rosso. Perché gli hanno detto spiegalo come lo spiegheresti a un calciatore. Esatto. Questo giallo no, questo rosso. Che cazzo sta Giallo, non capivo questi gesti plateali, pensavo che fosse per il pubblico. No, sono proprio per i calciatori, se no non capisco. Ti ricordo che per dire quanti minuti mancano scrivono 4 grossi. Questa 4 minuti stanno giocando. Abbiamo giocato 4 minuti. 5. E poi un altro caso, chiaramente sempre legato al VAR, ma non legato al VAR, legato all'idiozia. All'idiozia e alla conoscenza delle regole. All'agitazione, va a sapere, però è successo ben due volte in Bundesliga 2. Nella stessa partita Serie B tedesca tra Magdeburg e Greuther Fürth, terminata 2-2. Prima un difensore della squadra ospite e poi un giocatore del club di casa hanno commesso lo stesso errore. Hanno preso il pallone tra le mani nella propria area pensando che il gioco fosse fermo, naturalmente. Quindi, ma solo loro però. Sono stati fischiati due rigori. Cioè, il portiere, vede delle immagini, rimette la palla, gliela dà e lui la riprende. La riprende. Cioè, no, mettila qua. Come essere preciso. Per battere una rimessa dal fondo, l'ha sistemata, l'ha presa con le mani, però insomma, già il gioco era già. E l'altro pensa che sia fallo, quello che subisce l'altro, prende la palla e dice no, non è fallo. Ora sì. E tra l'altro il portiere dice al difensore, allora sei un der cretine. Un ber cretine. 342-00-00-700, la direzione invece ve la diamo noi alle 8:14, arriva nord, sud, ovest, est su Radio DJ. Ma perché sei andata via?